Grazie Katia per la linea, torniamo a parlare del derby di sabato sera, molto atteso naturalmente in città tra la Beccheri Basket e la Sigecco. È un derby atteso anche perché per la Beccheri sarà la partita delle partite, una partita importantissima, ma lo è anche la Sigecco perché, per la Sigecco perché alla fine è sempre un derby. Ne parliamo con Andrea Bausano, il direttore generale della Sigecco che abbiamo in linea con noi. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti voi, buongiorno. Andrea, ho fatto questo cappello introduttivo, sei d'accordo che è una partita a questo punto veramente molto importante, un bel momento di sport da vivere? Sì, sì, assolutamente, importante per tanti motivi, sicuramente un importantissimo motivo di classifica per la Beccheri, perché sappiamo tutti che per loro è una partita decisiva, allo stesso tempo è sicuramente una partita importante per noi, al di là del fatto che sia un derby e quindi sia sempre il piacere di giocarlo al massimo. Noi veniamo comunque da 4 sconfitte, ma abbiamo fatto un buon campionato, assolutamente non vogliamo lasciarlo con un'altra sconfitta, quindi siamo molto motivati a finire bene. La stagione non era partita benissimo per la Sigecco, con infortuni, insomma qualche contrattempo, però siete stati bravi a superare tutti gli ostacoli durante la stagione. Sì, sicuramente è stata una stagione che sapevamo che sarebbe stata particolarmente difficile, si è complicata all'inizio con l'infortunio di Stefano, siamo riusciti a rimetterla più che bene in piedi, secondo me. Tra l'altro, scusa, ricordiamo un giocatore Bossi di assoluto valore per la Serie A2, perché insomma una pedina molto importante, non l'ultimo arrivato. Quindi complimenti ancora di più in questo senso. No, sicuramente un giocatore molto importante su cui noi avevamo poi tra l'altro costruito, essendo poi lui quello che doveva essere il playmaker titolare della squadra, molto della nostra idea di squadra. Quindi bravi secondo me a riprenderci da questa cosa, bravi a far crescere diciamo la chimica di squadra e l'individualità durante la stagione, quindi ci siamo tolti qualche piccola soddisfazione, dai. Tornando al derby invece, vincerà chi è più bravo a fare cosa? Beh, allora, secondo me ci sono tanti fattori, perché prima di tutto bisognerà vedere l'approccio delle due squadre, la tensione eventuale, essere bravi comunque a gestire magari l'inizio della partita, a leggerlo nella maniera corretta, e poi, come ha dimostrato la partita d'andata, sicuramente è una partita che si porterà sui 40 minuti, quindi anche eventuali break possono essere pronti a essere poi compensati da contro break, quindi bisognerà essere bravi a mantenere la concentrazione sui 40 minuti e andare un pochettino a colpire quelli che possono essere i punti deboli di una e dell'altra squadra. Si giocherà secondo me molto sulla bravura degli staff tecnici di andare a trovare dove colpire nel momento giusto, al momento giusto. A questo punto non resta che viverlo questo derby, grazie per essere stato con noi. Grazie a tutti voi e buona giornata, a presto. Le emozioni del derby di basket, il ritmo che piace, il ritmo di Piacenza, la linea torna a Katia, tutto questo è Radio Sound.